Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vediamo come fare il formaggio in casa fatto nel microonde. Per questo video ci troviamo in cucina. Come vedete ho tra le mie mani un aggeggio che andremo a utilizzare adesso nel forno a microonde per preparare un formaggio fresco fatto in casa. Si tratta di un accessorio per creare il formaggio a marchio Leuke. È molto semplice, è composto da questa ciotola bianca in plastica, un tappo in silicone morbido che contiene al suo interno anche un misurino, andremo a vedere dopo come utilizzarlo, e poi all'interno del contenitore bianco troviamo un cestello traforato di colore verde che ci servirà appunto per ottenere poi il nostro formaggio. Oltre a questo accessorio, di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione per acquistarlo su Amazon al prezzo in offerta, serviranno ancora un litro di latte e un limone. Fatemi sapere con un commento qua sotto se avete già provato a fare anche voi il formaggio fatto in casa in altri modi o con questo accessorio. Quindi ci spostiamo sul bancone da cucina, vediamo il procedimento per la preparazione del nostro formaggio fresco fatto in casa e poi ovviamente lo vedremo finito. Quindi all'interno della ciotola versiamo un litro di latte, impostiamo il forno a microonde su 800-850 watt e la temperatura, se siamo a 800, per 14 minuti, se no a 12 minuti. Quindi inseriamo la ciotola all'interno del microonde e facciamo partire la cottura. Nel frattempo tagliamo il limone e prendiamo il coperchio dosatore, che come vediamo ha due strisce, quella per il limone e quella per l'aceto, perché infatti è possibile utilizzare anche altri alimenti per andare a effettuare, diciamo, la cagliata del nostro latte. Quindi spremiamo mezzo limone in modo tale da raggiungere il quantitativo richiesto. Nel frattempo attendiamo che il latte finisca di cuocersi. Quando è pronto andiamo ad estrarlo dal microonde, versiamo all'interno il limone che abbiamo appena spremuto e con l'aiuto di un cucchiaino mescoliamo il tutto. Lasciamo il tutto riposare per almeno 30-35 minuti e poi, passato questo tempo, mescoliamo con un cucchiaino. Quindi prendiamo il cestello verde che abbiamo visto prima, lo posizioniamo all'interno del lavandino e versiamo piano piano il composto che abbiamo ottenuto, che dovrebbe presentarsi granuloso come vedete dalle immagini. Quindi andiamo a inserire il cestello verde all'interno della ciotola bianca, lo chiudiamo col coperchio in silicone e lo andiamo a riporre in frigo, lasciandolo a riposo per almeno un'ora e mezza. Noi l'abbiamo lasciato tutta la notte. Quindi quando andiamo poi a prendere il nostro contenitore, questa è la quantità di formaggio che ci è rimasta, quindi si è praticamente dimezzato rispetto a quello che avevamo visto precedentemente. Questo è il residuo. E questa invece è la formaggella che viene fuori, realizzata solamente con un litro di latte e mezzo limone. Andiamo ad aggiungere ancora un po' di sale sopra e, volendo, un po' di olio. Questa è la parte esterna, questa invece è come si presenta all'interno. Come avete visto, preparare un formaggio fatto in casa con questo accessorio è veramente semplicissimo e grazie al nostro microonde sarà pronto in pochissimo tempo. In questa preparazione noi abbiamo utilizzato il latte senza lattosio, ma è possibile effettuare altre preparazioni anche utilizzando ad esempio latte intero, latte fresco o anche latte di pecora o latte di capra. In questo modo potrete ottenere delle formaggelle con gusti differenti e anche con quantità di grassi differenti. Fatemi sapere con un commento qua sotto se vi può interessare un altro video per farvi vedere tutte le preparazioni che possiamo fare con questo accessorio. Andremo a crearlo per farvi vedere come utilizzarlo al meglio. Mettete un mi piace o un non mi piace sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensate di contenuti di questo tipo e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella qua sotto per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Per questo video con l'accessorio per preparare il formaggio del microonde è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!